No, maledizione, ma detto già di primo mattino, manco il tempo di svegliarmi già che suona il campanello. Ma è incredibile sto mondo. Vabbè, comunque vediamo un po'. Ok, teoricamente è arrivato proprio quello che penso io, quindi prendiamo la mia forbice per aprire i pacchi. Sì, non fatevi domande. E vediamo se al suo interno abbiamo esattamente ciò che desidero. E finalmente è arrivata la nuova cucina che ho ordinato da Amazon. Perché sì, dovete sapere che la mia vecchia cucina, ovvero questa, non è che funzioni più tanto bene. Diciamo che ormai ha fatto il suo dovere, ma ha smesso di funzionare. Proprio per questo ne ho ordinata una bella nuova di zecca, perché ora l'andiamo prima di tutto a piazzare. Così, aspetta che qua, ecco, vorrei fissare questa zona qua. Ci mettiamo un cassetto qua, magari il lavandino lo spostiamo qua sotto, e qua andiamo a chiudere così. Quindi direi che così è perfetta. Il nuovo lavandino funziona alla perfezione. E ora questa vecchia cucina l'andiamo a mettere nel nostro magazzino. O anzi, in realtà so io dove andarla a mettere. L'andiamo precisamente a buttare in un posto. Quindi apri qua, vai qua sotto e butta qua la vecchia cucina insieme anche a tutte ste patate. E ora torniamo in casa nostra, perché ora abbiamo molte altre cose da fare. Quindi usciamo e andiamo un attimo fuori casa. Nel frattempo qua riempi il lavandino, anche perché devo fare un po' di cose, cioè devo preparare le patate, e nel frattempo che la si riempie farei un po' di pesca, però mi sono dimenticato la canna da pesca. Quindi canna da pesca presa, oppure ho preso la rete da pesca che andiamo a mettere esattamente in questo punto qua, sperando di prendere qualche pesce, ecco. E ora mettiamoci a pescare. E ora speriamo di trovare almeno qualche pesce, che ho voglia di pesce. Oh, finalmente un pesce. Sì, no, vabbè. E in tutto ciò è venuta sera e neanche me ne sono accorto. Quindi direi che è il momento decisamente di tornare a casuccia. Ah, ci voleva proprio dopo una bella giornata che, beh, non ho preso neanche un pesce. Ma comunque torniamo dentro casa. Oh mio Dio, non ci voglio credere. Ah, mi sono veramente dimenticato il lavandino aperto. No, ma c'ho tutta casa allagata. Oh, guardate, ho già capito. Mi tocca entrare dal garage, quindi apri questa porta. E guarda, casa mia è tutta completamente allagata. Ma maledizione a me. Mo mi tocca chiamare pure l'idraulico. Ma dai. Vabbè, manda un bel messaggino al mio idraulico di fiducia. Almeno domani mattina sarà già qua. E niente, ora tocca andare a dormire. Quindi buonanotte a tutti. Oh, di nuovo il campanello. Chi è a sto giro? Speriamo che sia... Ti prego, dimmi che è l'idraulico, perché non posso più stare in mezzo all'acqua. Ah, buongiorno signor idraulico. Allora, non faccia caso a caso, cioè in realtà ci faccia caso perché la deve riparare. E vabbè, ecco, c'è cioè, un piccolo danno, una piccola perdita. Nulla di che, Se lei questa la definisce piccola perdita. Ma comunque, sì, qua vedo un po' di macello, un po' di danni. Quindi sì, le verrà a costare molto caro qua il danno. Ma sì, stia tranquillo, poi per un dannetto del genere cosa vuoi che costi? Alla fine è solo il lavandino che l'ho lasciato aperto, ma questa è un'altra storia, non ci faccia caso. Vabbè, ma comunque i soldi non sono un problema, quindi pensi a riparare tutto e poi ne riparleremo. Va bene, allora se mi dice così comunque le costerà a livello di tempo. La casa infatti sarà inusabile per almeno un 5 giorni. Aspetti. Cosa? Come 5 giorni non posso entrare in casa mia? Io ci vivo, dove vado ad abitare se no? Scusi, non ha degli amici, qualcosa? No, amici, mi odiano tutti in sta città, tranne l'Aule, ma l'Aule è un vagabondo. E affari suoi. Ah, guarda te, pure senza casa. Vabbè, allora mi dia solo il tempo di recuperare alcuni oggetti in casa. Allora ragazzi, abbiamo un problema. In casa non ci possiamo più restare. Proprio per questo recuperiamo le cose più importanti. Guarda, mi servono solo sempre loro due, che sono quelli principali, senza i quali non vivo. Poi qualche blocco almeno da farci una casetta. E infine, non si sa mai, un rampino fa sempre comodo. E anche del filo spinato. Detto ciò, possiamo uscire, chiudere col lucchetto tutto e aspettare che il signor idraulico faccia il suo lavoro. Quindi lei faccia il suo lavoro, io, ecco, andrò a cercare una nuova casa. Va bene, arrivederci, ci vediamo fra 5 giorni. Sì, si diverte, faccia presto. Allora ragazzi, stavo pensando un po' dove poter fare la nuova nostra casa, e stavo pensando che in realtà ci sarebbe Franco da cui farla. Quindi facciamo un salto da Franco e chiediamogli se ci può ospitare per questi giorni. Alla fine, come ci ricordiamo, lui abita nella nostra vecchia casa. Quindi, oh, non hai ancora riparato il pavimento, Franco? Sexton, esci immediatamente da questa casa. Ah no, su, sì, no,
scusa Franco, vado. Quindi sì, ci serve un nuovo posto dove costruire la nostra casa. E tra tutti i posti io la andrei a creare precisamente qua in questo spazio. Quindi accostiamo la nostra bellissima macchinina e iniziamo a creare la nostra casa. Quindi ora sicuramente non potremo creare un qualcosa di super atomico, però comunque secondo me possiamo fare molta roba interessante. Quindi vabbè, dai, penso che una casa in terra ci andrà più che bene. Alla fine sono solo 5 giorni, no? Costruiamoci una bella casettina molto carina, piccolina, in terra, magari simmetrica. Quindi allarghiamola di uno verso di qua e costruiamo la nostra bellissima casetta in terra. Bene, casa ufficialmente finita. Guardate qua che carina. Ora va solo un minimo arredata, quindi ci andiamo a mettere dei bei mobiletti, poi anche questi. E a questo punto circondiamo tutto con il filo spinato. Sia mai che qualche senza tetto voglia farmi irruzione in casa. Anche se in realtà non so se io possa essere considerato effettivamente un senza tetto. Vabbè, comunque io ce l'ho un tetto. È fatto in terra, ma comunque è un tetto. Sixon! Oh no, io questa voce la conosco. Ti prego, dimmi che è solo un incubo. È solo un incubo. Vieni immediatamente fuori da lì. No, è proprio lei. Ti prego, no. Oh, dimmi Giampiera. Certo, ciao, come stai? Tutto bene? Non mi interessa nulla. Tu, cioè, cosa che diavolo ci fai in questo terreno? Giampiera, sai, sono rimasto senza casa. Per una volta nella tua vita possiamo evitare di litigare, parlare pacificamente? Te lo puoi scordare. Questa casa la devi rimuovere immediatamente. Perché devi essere sempre sclerata? E dimmi un po', perché non potrebbe restare questa casetta? Alla fine è temporanea. Se la vuoi far rimanere, dovrei pagare. Aspetta, cosa? Io dovrei pagare per lasciare questo buco di terra? Esatto. Allora, Giampiera, forse non ci stiamo capendo. Non ti pagherò mai per questo buco di terra. Invece lo devi fare. Ma perché non posso mai vivere un mio giorno della mia vita in pace quando ci sei te di mezzo? Perché sono io. Questa battuta la uso io, non osare copiarmi. Vabbè, comunque, quanto ti devo? 150 milioni di smeraldi. Cosa? Allora, Giampiera, forse qua non ci stiamo capendo. Io non ti pagherò mai nella vita così tanto. Beh, e allora inizia a smantellare tutto. Ma perché? Ma io ti odio. Ti odio con tutto il mio cuore, sappilo. Stessa cosa da parte mia. Guarda, domani spero che inciampi e ti risvegli là sopra. Là, proprio nel cielo, sopra le nuvole ti devi svegliare. Stessa cosa vale per te. Io ti odio. Bene ragazzi, e come al solito quando c'è Giampiera di mezzo non si può fare nulla. Quindi ora mi tocca pure smantellare la mia casa e trovare un altro posto nel quale vivere. Anche se sinceramente non so dove andare a vivere. Cioè non posso neanche farmi una casa in terra. Allora ragioniamo. Se non possiamo farci la casa in terra, non possiamo farci una casa che occupa terreno, dove diavolo posso farmi una casa? Vabbè, allora prima cosa finiamo di smantellare, che sennò qua la torna e mi rompa ancora di più. Allora ragioniamo, dove posso costruire una casa? Allora, qual è una zona nella quale lei non può avere potere? Ma certo, gli alberi. Perché non ci ho pensato prima? Lei, se io mi faccio la casa sull'albero, lei non può dirmi, no, non puoi. È un albero, io sono dentro l'albero. Quindi ho l'idea perfetta. Signor Laureo, avrei bisogno di un favorino. Ecco, avresti un qualcosa per creare una casa nell'albero? Mi dispiace Zixon, ma a questo giro non ho nulla per aiutarti. Come, Laule, non hai nulla per aiutarmi? Ma tu hai sempre tutto. A sto giro non ho nulla. Mi dispiace, vai da qualche altro fornitore. Dai, Laule, ma anche te che mi abbandoni? No, però. Guarda te, mo che vado a chiedere? Vediamo se il ragazzo del parchetto mi può aiutare, che di solito anche quella ha di tutto. Allora, caro tizio sospetto, hai qualcosa di interessante per costruire tipo una casa sull'albero? Ma certo, cosa desideri? Io devo avere tutto quello che vuoi. Figuriamoci se non hai tutto. Allora, fammi vedere. Allora, vuoi 36 coin per questo utensile? Cosa me ne dovrei fare? Beh, ti permette di scavare benissimo le foglie e permette di crearti una casa al suo interno. Vabbè, se mi dici così, aspetta che dovrei avere qualche spicciolo in macchina. Allora, vediamo nel cassetto, qua ne dovrei avere un po', ok? Oh mio Dio, giusti 36. Oggi è il tuo giorno fortunato. Dammi qua che ne avevo giusto 36. Non ti devi rubare la mia roba. Comunque, fatto ciò, prendiamo la macchina e ora, teoricamente, all'interno del parco posso andare a costruire la mia casa. L'importante è che sia un albero, in modo che Giampiera non possa venirmi a dire nulla. Quindi, mettiamoci esattamente qua, magari
ecco, rete, andiamo un po' indietro qua, direi che è perfetto. E ora recuperiamo un po' di roba. Quindi ora scaviamo per benino queste foglie. Come vedete abbiamo delle foglie nel nostro inventario. E voi mi direte, zii, ma cosa puoi fare con queste foglie? Beh, una cosa estremamente carina. Infatti ora non necessito altro che del semplice legno. Ora andiamo a creare un tronco centrale, almeno alto così, direi perfetto. E ora piazziamo un'impalcatura di terra, che sarà più o meno la grandezza della nostra stanza. Direi che questa grandezza per la prima stanza va più che bene. Quindi ora quello che devo fare è molto semplicemente andare a... anzi, ma in realtà la potrei fare ancora più grande, tipo andarla a creare grande così la nostra stanza. E direi che così è perfetta. Magari, ecco, evitando che sembri un fungo, andiamo ad allargare le pareti in questa maniera. E a questo punto andiamo a ricoprire tutte queste facciate con delle foglie. E quello che otterremo sarà un effetto super carino. Ma ovviamente mi serve anche un'altra cosa, ovvero del vetro. E beh, quello lo posso tranquillamente rubare alle case. E col vetro quello che possiamo fare è andare ad aggiungere anche delle belle semplici finestre alla nostra casa, sull'albero, o per meglio dire dentro l'albero. Ma ora dobbiamo concludere anche il sotto della casa, quindi andiamo a creare una bella impalcatura tutta qua. E ora chiudiamo il pavimento. E ora qua sopra andiamo a fare più o meno la stessa cosa, ma ora qua andremo a creare anche un secondo piano. Quindi prima cosa almeno sui dintorni andiamo a chiudere. Ma prima di passare al secondo piano andiamo a togliere tutta questa terra. E ora noterete un effetto spettacolare. Infatti rimuoviamo tutta la terra e guardate come possiamo stare tranquillamente all'interno di questa casa sull'albero. Ora naturalmente ora farò anche l'ingresso, quindi togliamo tutta la terra. E ora tocca rimpiazzare anche questo legno in una maniera particolare. Quindi scaviamo un po' di questo legno e ora piazziamo la terra e andiamo a creare un bel tronco finto in questa maniera. Ora andiamo a chiudere per benino anche questi angoli in modo che non si noti troppo la differenza. E ora andando anche semplicemente a togliere qua, avremo lo spazio per entrare in casa. Come ultimo dettaglio ci devo mettere una bella porta. Questa direi che è perfetta. Devo solo, ecco, allungare un po' qua in modo che la porta non esca e sia perfettamente allineata alla casa. E ora renderla semplicemente di legno in questa maniera. E guardate qua che meraviglia. Piazziamo delle scale e come noterete possiamo entrare nella nostra casa sull'albero. E nessuno ci può dire nulla. A questo punto devo solo creare il secondo piano. Per questo dobbiamo salire sempre con un'impalcatura di terra e andare a creare, come sempre, un'altra impalcatura di terra. A questo giro la facciamo alta solamente 2 e andremo a concludere la nostra casa così. Ora semplicemente prendiamo anche del vetro e iniziamo a costruire l'ultimo piano della nostra casa sull'albero. E a questo giro farei una cosa molto carina, ovvero facciamo anche un bel solario in questa maniera. E infine qua andiamo a chiudere il tutto con delle foglie, quindi in questa maniera. Ora naturalmente mi stavo dimenticando di costruire il pavimento, quindi compensiamo subito questo problema. Lasciamo giusto un buco qua perché è da dove poi saliremo. E abbiamo anche il secondo piano. E guardate qua che casa meravigliosa che abbiamo. A momenti mi piace più della mia normale, è incredibile. Comunque ora non rimane altro che arredarla. Quindi andiamo a prendere un po' di arredamento nella nostra vecchia casa. Bene, parcheggiamo in questo punto esatto. Entriamo in casa nostra e prima cosa chiudiamo con un bel lucchetto. E a questo punto iniziamo ad arredare la nostra bellissima casettina. Quindi qua ci potremmo fare tranquillamente una bella cucina. Quindi arrediamo proprio come se fosse una cucina. Qua poi ci potremmo andare tranquillamente a mettere un bel divanetto. Qua sopra magari una bella mappa. Poi un mobiletto qua dietro che secondo me ci sta benissimo. Poi la toilette la mettiamo qua, perché ovviamente anche qua dobbiamo fare i nostri bisogni. Ora saliamo al secondo piano, nel quale ho preso un letto troppo grande, quindi devo un attimo andare a prendere un altro letto cortesemente. Ok, direi che questo va decisamente meglio, quindi saliamo qua, piazziamo il nostro lettino, poi ecco la scrivania sulla quale giocheremo per questo periodo, che è molto limitata, ecco. Il PC lo metteremo qua. Vabbè, un monitor ce lo siamo mangiati, però almeno abbiamo il PC. Qua dietro
mettiamo la cabina armadio. Mettiamo solo questo. E infine la libreria la metterei esattamente al posto di questi due. Quindi esattamente in questo punto. E guarda qua, ecco le casse. Le andiamo a mettere. Le casse non le ho calcolate. Una qua e una qua. Perfetto, quindi lasciamo tutto il resto della roba qua dentro. La sveglia la mettiamo qua. E direi che questa casetta è più che perfetta. Quindi sì, non avremo più una casa ufficiale, però vabbè, questa qua direi che ci va più che bene. Quindi signori, finché non riavremo questa casa abiteremo qua. E niente, speriamo che se la ridieranno il prima possibile, perché sì, bella e tutto, però cavolo, si vede tutto.